Allora, buongiorno a tutti. Arriviamo, come dire, con l'onda lunga dei workshop fino quasi a Natale. Siamo sempre nell'ambito della rete rurale nazionale, la tematica è internazionalizzazione. E un workshop che non nasce così estemporaneo, ma che fa parte di un percorso di attività che l'istituto, che l'ISMEA sta facendo con attività proprio nell'ambito della rete rurale nazionale, che ha portato a precedenti studi, analisi. Abbiamo lavorato sull'impatto dell'America First di Trump, indagini sulle specifiche dell'impatto a livello regionale, e messo a punto un osservatorio che speriamo di presentare prossimamente. E appunto in questo percorso si colloca questo workshop. Allora, un workshop che ha un focus sul vino, come vedete anche dai partecipanti, ma che in realtà, soprattutto negli interventi iniziali, è a 360 gradi su tutto il settore agroalimentare. Il mio compito è soltanto ringraziare tutti i partecipanti e Luca Salvatici dell'Università degli Studi Roma 3, che azzarderà qualche prospettiva meno congiunturale di quelle mie, Rafael Del Rey dell'Osservatorio del Mercato del Vino Spagnolo, Fabio Piccoli, direttore di Wine Meridian, e poi nel secondo panel, con interventi programmatici, saranno in rigoroso ordine alfabetico Federico Castellucci, di Confagricoltura, nonché produttore, nonché ex direttore dell'OIV, Enrico Parisi, di Coldiretti, un'azienda dei giovani Coldiretti, una bellissima azienda produttore, un produttore di olio del Mezzogiorno, Antonio Rallo del Consorzio DOC Sicilia, noto, piuttosto noto direi, del settore dell'azienda Donna Fugata, Luca Rigotti, presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e presidente di Mezza Corona. E infine, per le istituzioni ci sarà Graziella Romito del MIPAF, Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea. Abbiamo chiamato a darci una mano a coordinare il lavoro il professor Fabrizio De Filippis dell'Università degli Studi Roma 3, nonché, come dire, storico, amico e collaboratore dell'ISMEA, a cui passo immediatamente la parola. A te, Fabrizio. Sì, grazie Fabio, spero che mi sentiate. Sì, come diceva Fabio, diciamo che gli interrogativi a cui si cerca di rispondere con questo workshop sono sostanzialmente due barra tre. Il primo è appunto verificare, discutere come anche in questo caso, il settore, anche nel caso di questa tempesta perfetta della crisi della pandemia, il settore agroalimentare ha mostrato un'ottima resilienza di breve periodo. Sia sul fronte produttivo, ha risposto benissimo alle esigenze del paese, e sia sul fronte del commercio agroalimentare. Fabio ci farà vedere, ma diciamo, in questo anno di pandemia, c'è stato un attivo della bilancia commerciale agroalimentare, le esportazioni sono cresciute, sia pure un po' meno di prima, come era ovvio. Quindi non c'è dubbio che tutto questo sta confermando quello che sappiamo del settore agricolo, la sua resilienza, la sua capacità di tenuta. Naturalmente, però, all'interno anche del settore agroalimentare ci sono invece forti preoccupazioni e incertezze sul futuro, anche perché siamo di fronte appunto a quello che gli economisti siamo di fronte a qualcosa che diciamo è sostanzialmente molto incerto, e quindi il problema è capire che cosa possa succedere nel lungo periodo, sia diciamo come in conseguenza dei lockdown, delle strette, eccetera, ma sia anche rispetto alla caduta della domanda che bisogna aspettarsi nel lungo periodo, ma sia anche però a quello che i governi possono mettere in campo e stanno mettendo in campo per alleviare la crisi. Quindi, diciamo, alla prima questione, come è andato il settore agricolo fin qui, ce lo racconterà molto bene Fabio, che ci dirà, diciamo, i dati più di natura più congiunturale, anche se innestati in andamenti di lungo periodo. E invece, come accennava Fabio, al professor Salvatici chiederemo un atto di eroismo sostanzialmente, cioè di mettersi a repentaglio e esporsi
con delle previsioni, peraltro fatte con un modello di equilibrio economico generale che, come lui ci spiegherà, è un modello che non, con tutte le ipotesi restrittive su cui si fonda, però è un modello che ci racconta appunto cosa accade una volta che l'aggiustamento sia completato, e quindi ci dovrebbe dare qualche spunto di riflessione su quello che può accadere nel lungo periodo. In questo scenario poi, appunto, come pure si è detto, parleremo in particolare del settore del vino, un campione del nostro export agroalimentare, quindi è giusto che ne parliamo, ma anche un settore particolarmente vulnerabile agli effetti della pandemia, sia per il lockdown che chiude i ristoranti e dunque chiude uno dei principali canali di domanda per il settore del vino, e sia per quello che dicevo prima, cioè se la crisi colpirà duro a livello di PIL, è ovvio che la domanda cadrà, e un settore ad alta elasticità rispetto al reddito come il vino potrebbe subirne ulteriori conseguenze. Detto questo, mi taccio, avverto che non sarà possibile fare domande da parte dei partecipanti del workshop, però si possono, diciamo, indirizzare domande all'ISMEA, che poi potrà rispondere. Dico anche che, come sempre in questi webinar, c'è un esempio, mi perdoneranno se quando mancano un paio di minuti al loro tempo io farò qualche cenno in modo che loro possano avviarsi alle conclusioni. Detto questo, restituisco la parola a Fabio per il suo intervento. Allora, eccoci qua. Io entro subito nel merito, visti i tempi contingentati che abbiamo. La descrizione generale dell'intervento l'ha già fatta il professor De Filippis, e quindi risparmio quel tempo. Dico solo che sarà strutturato, grosso modo, cercherò nel giro di questo quarto d'ora, grosso modo, di andare per questi step. Le dinamiche recenti a livello internazionale, come si colloca in queste dinamiche recenti il commercio estero agroalimentare italiano, un piccolo focus sulle regioni, l'impatto Covid, e quindi, se c'è tempo, qualche considerazione, ma brevissima. Entrerei subito nella prima parte, sui trend recenti, per dire che cosa? Per dire che è piuttosto chiaro che a partire dalla 2008-2009, quindi crisi economico-finanziaria, come vedete, e soprattutto a partire dal 2012 succede qualcosa. Succede che il commercio estero agroalimentare a livello internazionale cresce più dell'export totale. Stiamo parlando di commercio mondiale. Per farla breve, diciamo, l'elemento più semplice da sottolineare è che dal 2012, anno che poi vedremo risulta piuttosto importante, al 2016 il commercio mondiale è sostanzialmente fermo, non cresce più, mentre il commercio estero agroalimentare cresce. E questo consente di ampliare la forbice e portare a diventare circa l'8,5% la quota di agroalimentare degli scambi mondiali. Quali sono i paesi, i principali mercati mondiali? Sono gli stessi del 2012, abbiamo preso il 2012 come riferimento, prenderemo il 2008 soltanto nei casi in cui sarà interessante dare un'occhiata agli effetti della crisi economico-finanziaria. Poi vedremo perché prendiamo il 2012. I paesi principali, le principali destinazioni a livello mondiale rimangono le stesse, sono la Cina, il Germania, il Giappone e gli Stati Uniti soprattutto, con una differenza che in termini di dinamica, come vedete nel grafico, in termini di dinamica soltanto gli Stati Uniti e la Cina si collocano tra i principali in questi anni che abbiamo, in questo intervallo di tempo 2012-2019 che abbiamo considerato. Gli altri paesi sono prevalentemente paesi dell'est, non soltanto la Cina, ma anche il Vietnam, la Corea del Sud, Hong Kong, l'Indonesia e qualche sorpresa come per esempio la Polonia.
perché non mi va, ecco. In termini di settori, anche qui, e torniamo, diciamo, finalmente diciamo che cosa succede. Il 2012 è di fatto un anno importante, è un cambiamento. Fino al 2012 il commercio mondiale internazionale è sostanzialmente costituito da commodity, quindi granaglie, semioleosi sono per esempio i principali. Dal 2012 in poi succede qualcosa, succede che questi prodotti vengono di fatto sostituiti o da prodotti freschi come la frutta e gli ortaggi, soprattutto la frutta che è diventata il settore più importante, oppure da prodotti ad alto valore aggiunto. Guardate la dinamica, per esempio, non solo dei derivati dei cereali, ma delle altre preparazioni alimentari, i prodotti a base di cacao, delle bevande, delle preparazioni di ortaggi. E questo che cosa fa? Cambia, per farla molto sintetica, cambia lo scenario, ed è uno scenario in cui si muove sicuramente meglio anche l'Italia, perché è favorevole a prodotti a più alto valore aggiunto. Che succede all'Italia in questo periodo? Succede qualcosa di analogo, diciamo, a quello che abbiamo visto a livello internazionale, solo in maniera più accentuata. Il commercio estero agroalimentare dal 2008 al 2019 cresce del 5% medio annuo rispetto al 2,9% del totale. E come vedete, la forbice tra l'export totale e l'export agroalimentare si amplia più di quello che è successo a livello internazionale, e ormai il commercio estero agroalimentare pesa per circa il 10% sull'export totale nazionale. Questo fa accadere? Fa accadere che innanzitutto l'Italia è il nono esportatore mondiale di prodotti agroalimentari, con una quota che a partire proprio dal 2012, e per questo vi ho raccontato, vi ho enfatizzato questo anno, fino a quel momento, come vedete, la quota passa dal 3,2 al 2,8, dopodiché riprende la quota dell'agroalimentare italiano a livello mondiale e si riporta oltre il 3%. E questo mi sembra, insomma, quindi è un anno di svolta sicuramente per l'Italia. Italia che nel periodo 2012-2019 è seconda soltanto a Cina e Spagna per dinamica. Cresce l'export agroalimentare del 5% all'anno, a livello mondiale la crescita del 3,5%, solo Cina e Spagna con circa 5-4% all'anno fanno meglio dell'Italia. Quindi questo è un dato che sicuramente ritengo estremamente interessante. Se lo vogliamo vedere in termini ancora più graficamente più dinamici, insomma più evidenti, e magari chiudiamo il cerchio intorno ai paesi europei e ai principali benchmark per l'Italia, Francia e Spagna, per esempio, vediamo che in termini assoluti dal 12 al 19 l'Italia cresce, l'export italiano agroalimentare cresce del 40%, soltanto la Spagna, come abbiamo visto prima, fa meglio, 44%, e per dare un'idea, la Francia cresce nello stesso periodo del 10%. I paesi di destinazione li vediamo anche qui dell'export agroalimentare italiano, sia in termini assoluti, diciamo così, di dimensioni, miliardi di euro nel 2019, sia come tasso di variazione. Sono anche qui più o meno sempre gli stessi: Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. In termini di dinamica, il grafico arancione sulla destra, il dato del Giappone è in qualche maniera inquinato da una dinamica del tabacco estremamente esplosiva, però anche qui quello che c'è da sottolineare è che al netto degli Stati Uniti, che mantengono un tasso di crescita anno nel corso del periodo considerato dell'8%, troviamo paesi nuovi, se vogliamo, la Polonia, l'Australia, e questo è, ci dà l'idea di un parziale rimescolamento in prospettiva, e soprattutto se non ci fosse stato il Covid, perché poi questo lo vedremo in qualche maniera, un tendenziale rimescolamento prospettico dei paesi di destinazione dell'Italia, dell'export agroalimentare italiano. I prodotti abbiamo
Quali sono i prodotti di punta dell'export italiano? Questo grafico ricalca come logica il precedente, cioè il valore in miliardi di euro sulla sinistra, il tasso di variazione 12-19 sulla destra. In azzurrino quelle percentuali sono, fanno riferimento ai primi 5 prodotti in termini assoluti più rilevanti. Sono nettamente i vini confezionati, i più importanti, le paste alimentari secche, i formaggi stagionati e i vini spumanti. Però anche qui, come vedete, non tutti i celesti, vuol dire, quindi i primi 5 prodotti trovano riscontro in termini di dinamica. Trovano i vini spumanti sicuramente, ma crescono molto i formaggi freschi e i prodotti del mondo del caffè, i prodotti della pasticceria e della panetteria e quelli della cioccolateria. Un brevissimo focus sulle regioni. Questo dato, questo grafico mette in evidenza il peso dell'export agroalimentare sul PIL, quindi sull'economia effettiva delle regioni, ed è abbastanza evidente come ci sia una parziale prevalenza delle regioni del nord, in particolare Trentino, Piemonte e Veneto e dell'Emilia Romagna, ma che ci sia anche un po' di centro e di sud, Umbria e Campania, che si muovono sopra media, Italia 2,4%. Il basso impatto può dipendere però, attenzione, da un paio di fattori, sia banalmente la scarsa rilevanza dell'agroalimentare nell'economia regionale, ma anche, se vogliamo, la scarsa propensione all'export dell'agroalimentare regionale. È il caso, per esempio, di alcune regioni del sud. In questo caso, anche qui, ricalchiamo un po' la logica degli altri grafici, valore assoluto, dimensione, quindi sulla sinistra, tasso di variazione sulla destra, e cominciamo a vedere qualche elemento interessante. Il tasso di variazione, soprattutto sulla destra, mette in evidenza come ci sia un po' più di mezzogiorno. Il Molise, la Sicilia, e vedremo che cosa ancora più interessante nel corso dell'anno del 2020. Con l'impatto Covid, questo rimescolamento, anche in questo caso, torna a presentarsi. Che cosa è successo nel 2020? Pochissime parole. L'export agroalimentare italiano era partito, come dire, col turbo, aveva fatto segnare un più 10% nei primi 3 mesi. È chiaro che quindi quel 2,8% che abbiamo a settembre, nei primi 9 mesi, come dire, lascia un po' di amaro in bocca. Questo amaro però si trasforma in parziale dolce se lo confrontiamo al totale export, che ha fatto segnare di fatto un meno 12. La cosa interessante è che dopo anni di strutturale deficit la bilancia commerciale torna in attivo. Anche questo è un segnale, come dire, di buon auspicio per il futuro. Cambiano in qualche maniera le destinazioni dell'export agroalimentare. Come vedete, negli ultimi anni, nel 19 su 18, era l'extra UE che tendeva a crescere più dei paesi UE come destinazione, più 13% contro meno del 3% per l'UE28. Il Covid ha in qualche maniera anche qui invertito queste tendenze. Sono i paesi UE28, soprattutto la Germania col più 8%, che ha collaborato al tutto sommato il buon risultato, nonostante le difficoltà, nonostante la tempesta perfetta che citava il professor De Filippis, dell'export agroalimentare. E perché succede questo? Perché ci sono alcuni prodotti che hanno veramente fatto segnare un exploit. Le paste alimentari secche sono cresciute nei primi 9 mesi del 24%, quindi una crescita enorme. Di seguito i pelati, che servono per fare il sugo per la pasta, sembra una battuta ma non è così, che sono cresciute del 10%. Formaggi freschi e il caffè. Quindi anche in questa dinamica dei primi 9 mesi dell'anno si nota un qualcosa che poi avrà un riscontro, e lo vediamo nella slide successiva, anche nella composizione dell'export da parte delle regioni. È chiaro che il fatto che i formaggi freschi, la pasta e i pomodori diventino i prodotti più commercializzati fa sì che nei primi 9 mesi dell'anno trovate, come in termini di dinamica, il Molise, la Basilicata, la Campania, la Puglia, l'Abruzzo, le Marche e solo a questo punto il Trentino Alto Adige, una regione del nord, a diventare gli attori principali, se vogliamo, non in dimensioni ovviamente, ma in termini di
velocità di dinamica nei confronti dell'export internazionale. Veramente velocissimo, chiudo. Abbiamo calcolato l'indice di distanza dell'export agroalimentare italiano. Mediamente i prodotti agroalimentari italiani percorrono 2.900 km, non è tantissimo, è in crescita, ma butto lì questa riflessione. In tema di sostenibilità e nell'ambito di questa deglobalizzazione, come si comincia a dire, questa vicinanza, perché no, potrebbe trasformarsi in un fattore positivo. Se confrontiamo la propensione la propensione all'export, cioè il peso dell'export sul valore prodotto dal settore agroalimentare, vediamo che la dinamica, come abbiamo visto fino adesso, dell'Italia è stata molto buona. In termini assoluti, però, di peso, l'Italia, con la riga azzurra, si colloca ancora al 50%, molto vicina alla Francia, che però è stata ferma sostanzialmente dal 12 al 19, molto sotto Spagna e la media UE del 72% addirittura. Infine, che cosa pensano gli agricoltori, le imprese del nostro panel? Luci e ombre, direbbero i giornalisti, nel senso che ci sono difficoltà, l'82% ha riscontrato difficoltà nell'export, solo una metà di questo 82% tutto sommato vede con occhio non troppo preoccupato, cioè dice che queste difficoltà sono limitate e transitorie. Che cosa vogliono, che cosa si auspicano? Innanzitutto puntare su qualità e Made in Italy, sono le leve su cui puntare per la competitività dell'export agroalimentare nazionale, e infine in termini di fabbisogni le richieste maggiori riguardano la tutela del Made in Italy, il supporto alla promozione e un aiuto di tipo finanziario in termini di finanza agevolata. Grazie e ti ripasso la parola, Fabrizio. Sì, grazie, grazie Fabio, sei stato praticamente nei tempi e ti ringrazio anche per il buon esempio. E hai confermato, appunto, hai dato sostanza alle cose che appunto più o meno si dicono, si intuiscono sugli andamenti positivi in questa pandemia del nostro settore agroalimentare. E adesso vediamo, invece, passiamo la parola al professor Salvatici, che appunto è chiamato a dirci qualcosa di più guardando nella sua palla di vetro. Grazie, grazie Fabrizio. Spero che riusciate a vedere il mio schermo. Me lo confermi? Ok, grazie. Allora, grazie anche all'ISMEA per l'invito a svolgere questo studio. E questo lavoro è stato fatto insieme anche a Ilaria Fusacchia del Centro Rossi Doria di Roma 3. E sostanzialmente nei pochi minuti a disposizione presenterò alcuni risultati appunto di questi scenari di impatto che abbiamo simulato. Cercherò di mettere questi risultati in un contesto più ampio a cui ha accennato anche Fabio, relativo alla tendenza del commercio mondiale e alla cosiddetta deglobalizzazione, e poi farò qualche riflessione sui segnali che si vedono sul fronte delle politiche commerciali da parte dei vari governi. Andare a quantificare l'impatto di questo shock sul commercio è molto difficile, non lo dico, diciamo, per mettere le mani avanti, ma è oggettivamente uno shock complicato. Ci sono una serie di effetti diretti che sono noti, interruzioni della fornitura, blocco, interruzioni degli approvvigionamenti. Questi possono avere anche degli effetti a catena, come ricorderemo più volte in questa presentazione, in quanto ci sono le catene di produzione che riguardano più paesi, e quindi l'interruzione in un punto può avere ripercussioni su tutta la catena. Poi ci sono ovviamente effetti sulla domanda dovuta alla crisi e alla mancanza di redditi per le famiglie. E poi bisogna considerare impatti più generali, c'è un aumento dell'incertezza, questo può indurre le imprese a rimandare gli investimenti, c'è l'effetto negativo sulla finanza pubblica, e sostanzialmente questi effetti potranno essere più o meno
prolungati a seconda della durata di questa crisi. Esiste tutta una letteratura su come sarà la ripresa che tutti ci auspichiamo. Gli economisti hanno messo insieme l'intero alfabeto L, W, M sui possibili andamenti futuri dell'economia. E sostanzialmente il messaggio di fondo su cui torneremo è che un'economia globalizzata si dimostra in qualche modo più fragile rispetto a questi eventi, in quanto la catena è più lunga e qualsiasi anello della catena può essere colpito e bloccare l'intero processo. Per cercare di spiegare il senso dell'esercizio utilizzerò un semplice grafico. Diciamo che siamo interessati all'impatto dell'epidemia su una variabile come il PIL o il commercio. Abbiamo un anno di riferimento, il 2019, però, come dire, andare a sostenere che qualsiasi variazione in positivo o in negativo che noi osserviamo rispetto al riferimento è dovuta al virus sarebbe, come dire, fuorviante, in quanto la situazione avrebbe potuto essere diversa senza l'epidemia. E Fabio lo ricordava con le aspettative che si erano generate nei primi mesi di quest'anno. Quindi se uno vuole andare a stabilire questo impatto in maniera più precisa, ha bisogno di avere uno scenario previsto riguardo a come sarebbe stato il valore di quella variabile senza il virus. Questo però è solo un pezzo della storia, in quanto anche lo stesso impatto del virus, anche la stessa osservazione che noi vediamo, è frutto sì del virus, ma anche di tutta una serie di altri fattori. E se noi vogliamo andare a vedere qual è l'impatto solo dell'epidemia, dobbiamo eliminare questi altri fattori. Quindi quello che noi abbiamo fatto è una simulazione in cui abbiamo messo dentro il modello solamente alcune delle variabili che noi associamo a tutti quegli effetti che ho menzionato all'inizio: aumento dei costi di commercio, riduzione della disponibilità di fattori produttivi, diminuzione della produttività. Si tratta, come potete capire, di un sottoinsieme di tutti gli effetti possibili diciamo così, per scelta non abbiamo messo altre variabili che sono cambiate, ad esempio le politiche di sostegno messe in atto dai governi. Tutto questo per dire che la valutazione controfattuale che vi presenterò non ha niente a che vedere con i numeri di Fabio. Questo potrebbe dipendere dal fatto che il modello è carente o che la nostra simulazione è fatta male, ma quello che vorrei suggerire è che è anche frutto di una scelta esplicita di andare a svolgere un altro tipo di esercizio. Non ultimo, come ricordava Fabrizio, questo è un modello di equilibrio, quindi passa da una situazione a un'altra in un tempo, come dire, lungo periodo, dicono gli economisti, e quindi anche l'orizzonte temporale spiega la diversità dei numeri. Che modello abbiamo utilizzato? Il modello del Global Trade Analysis Project. Abbiamo considerato il maggior numero di settori possibili, fra cui 20 agroalimentari. Alcuni settori vi potranno sembrare curiosi, soprattutto ad esempio vedere messo insieme bevande e tabacco, però appunto è un'aggregazione che è disponibile in questo modo e è la banca dati migliore a cui possiamo avere accesso per questo tipo di analisi globali, non solo globali, ma anche che consentono una disaggregazione del valore aggiunto, e questo è importante per andare a vedere l'impatto sulle catene del valore su cui vi riferirò a breve. Abbiamo considerato 20 regioni o paesi, evidenziando l'Italia. Come dire, di questi esercizi in giro, per quanto eroici, ce ne sono molti, molte organizzazioni internazionali, la Commissione Europea, la Banca Mondiale, l'OCSE, hanno svolto queste simulazioni. Molto spesso però, anzi in tutti i casi, l'Unione Europea viene tenuta aggregata. Questo invece è una simulazione che consente di avere dei risultati specifici per l'Italia. Il modello si basa su una serie di ipotesi che appunto Fabrizio ha chiamato giustamente eroiche: concorrenza perfetta, piena occupazione. Queste sono anche altre
possibili spiegazioni della differenza fra ciò che prevede il modello e ciò che si osserva. È importante ricordare appunto che si tratta di un modello di lungo periodo, anche se noi abbiamo cercato di intervenire su i parametri di reazione del modello per cercare di avere dei risultati più comparabili con quello che stiamo osservando. Qualche risultato fondamentale, questa ad esempio è la variazione prevista del PIL, variazioni importanti, molti paesi in via di sviluppo sono sulla sinistra del grafico, ad esempio l'India o il Mercosur, Messico, l'Italia si trova in una posizione in qualche modo intermedia però va per esempio sottolineato che la diminuzione dell'Italia è maggiore di quella che si registra per il resto, per gli altri paesi dell'Unione Europea. Andamento dei consumi, anche questo evidentemente è in diminuzione, da notare che la diminuzione ha colpisce molto di più i prodotti esteri e quindi il commercio rispetto ai prodotti nazionali. Anche da questo punto di vista il ranking, diciamo l'ordinamento ricalca quello del PIL, e da questo punto di vista però per esempio vediamo che la performance, il risultato per l'Italia è sostanzialmente in linea con quello del resto dell'Unione Europea. Esportazioni e importazioni, qui vedete a sinistra i paesi per cui la riduzione delle esportazioni è maggiore rispetto alle importazioni, a destra quelli per cui avviene il contrario, l'Italia è in quella posizione, anche qui solo valori negativi, ma appunto vi ricordo, questo in qualche modo è una scelta deliberata di essere, per così dire, pessimisti nel nostro scenario controfattuale. Ci siamo anche azzardati a presentare dei risultati disaggregati per settori. La cosa interessante è che, come dire, anche in uno scenario globalmente negativo si conferma che il settore agroalimentare è più resistente e speriamo anche resiliente degli altri settori, e in alcuni casi addirittura si registrano delle variazioni positive. Vi ricordo che sono variazioni percentuali quelle che leggete, quindi ad esempio un aumento potrebbe anche essere poco rilevante in valore assoluto se quel settore ha un flusso di commercio di esportazioni limitato, però questo tipo di risultato può dare un'idea di possibili effetti che ancora si devono materializzare, come ricordava Fabrizio, oppure di settori appunto che potrebbero avere bisogno di un certo tipo di sostegno da parte delle politiche. A questo punto cerchiamo di vedere come questi risultati si inseriscono in questo dibattito più generale. Fabio ha menzionato la deglobalizzazione. Questo è un grafico molto, molto famoso che circola in diverse presentazioni. Questa è la quota del commercio mondiale sul prodotto interno lordo negli ultimi 50 anni. Vedete che c'è stato una crescita quasi esponenziale fra l'86 e il 2008, e poi praticamente stiamo assistendo a un appiattimento di questa curva. E questo quindi è il motivo che è dietro questa questa osservazione, che praticamente stiamo entrando in una nuova fase. Quello che vorrei sottolineare è che dietro questa nuova fase c'è anche la ristrutturazione delle filiere produttive attraverso diversi paesi, e quindi una parte della spiegazione dell'incredibile aumento del commercio in termini anche relativi è perché non è più soltanto commercio di beni finali, ma anche di beni intermedi che servono a produrre beni finali. Però anche da questo punto di vista, vedete questo grafico, anche da questo punto di vista si registra un appiattimento della curva e della crescita. Allora, rispetto a questo scenario, quali sono i risultati del modello? Questa è la situazione di partenza, diciamo così, al 2019, per quanto riguarda la partecipazione a monte nelle catene globali del valore delle esportazioni italiane. Quindi sostanzialmente questa è la percentuale del valore aggiunto delle esportazioni che rappresenta invece valore aggiunto estero. Vedete che l'agricoltura ha una percentuale molto più bassa, e questo non sorprende in quanto si tratta di un settore molto a monte nelle catene produttive, e quindi, come dire, non ha
tempo e spazio per aver bisogno di particolari input dall'estero. Situazione molto diversa per quanto riguarda gli altri settori, soprattutto il settore alimentare. Come cambiano le cose nella nostra simulazione? Sostanzialmente e in maniera anche in un certo senso sorprendente e interessante, quindi, aumenta l'integrazione, aumenta seppur di poco la percentuale di valore aggiunto importato dall'estero nelle esportazioni italiane, anche se aumenta molto di più per i settori manifatturieri rispetto ai settori agroalimentari. Un interessante approfondimento da questo punto di vista sarebbe di andare a vedere quanta parte di questo valore aggiunto estero che entra nelle esportazioni italiane viene dagli altri paesi dell'Unione Europea, perché appunto la mia aspettativa personale è che è in atto una ristrutturazione delle catene del valore verso catene del valore, catene produttive regionali. Questa invece è la visione a valle, quindi le esportazioni valore aggiunto italiane che non si fermano nel primo paese di destinazione, ma vengono ulteriormente inserite in prodotti esportati dal nostro importatore. E da questo punto di vista vedete che la situazione è in qualche modo diversa nei punti di partenza, in quanto l'industria alimentare evidentemente è più vicina al consumatore finale di quanto sia il settore agricolo. E si segnala pure appunto che la manifattura e i servizi italiani sono invece anche in gran parte caratterizzati dalla fornitura di beni intermedi. Da questo punto di vista si registra una diminuzione, questo pure non è del tutto sorprendente visto il rallentamento complessivo previsto dai risultati del modello nel commercio mondiale, e da questo punto di vista c'è un impatto significativo particolarmente per il settore agricolo. Ora, abbiamo detto che queste catene globali del valore sono state parte del problema, e questo perché appunto l'ideologia, la filosofia del just in time in inglese ha fatto sì che tutti quanti si specializzino, credano di essere, acquistino gli input dal fornitore più a buon mercato, e qui ho messo nella cartina un possibile esempio scelto a caso. Le cose potrebbero cambiare in futuro, se vogliamo essere più sicuri, meno a rischio, abbiamo bisogno di diversificare il nostro portafoglio. Ma da questo punto di vista, quindi, il commercio internazionale non è solo parte del problema, è parte della soluzione, in quanto se io voglio essere più sicuro rispetto a un possibile rischio che colpisce un paese, ovviamente una cosa come il Covid non consente assicurazioni visto che colpisce tutti, però ho bisogno di avere più fornitori in diverse località, e però da questo punto di vista ovviamente pagherò un prezzo in termini di costo. Velocemente, ho ancora un minuto, sulle politiche. Si registra un crescente attivismo da parte dei governi. Questo è il numero di interventi di politica commerciale negli ultimi anni, e vedete che nell'ultimo anno soltanto sono stati più di 2000, mentre invece il grafico decrescente segnala quante ore passano fra un intervento e l'altro. Non è però un fenomeno nuovo. Appunto, Fabio ricordava America First, abbiamo già studiato con l'ISMEA l'impatto delle politiche commerciali dell'amministrazione Trump, e vedete che a partire già da alcuni anni si registra un aumento delle tariffe da parte di un attore importante come gli Stati Uniti. Ultima slide, perché sono già andato troppo oltre. Un messaggio forse rassicurante: i governi non intervengono solo per restringere il commercio, intervengono anche la parte verde di questo grafico per aumentare il commercio. E se pensate ai problemi che ci sono stati per l'approvvigionamento di alcuni strumenti essenziali, anche sanitari, negli ultimi mesi, potete facilmente immaginare quali motivazioni ci siano dietro. Da questo punto di vista, Fabrizio, non ti arrabbiare, proprio l'ultima osservazione: c'è bisogno anche di ripensare le regole multilaterali. Il WTO, che è entrato in crisi anche per l'atteggiamento dell'amministrazione Trump, ma si spera che possa giocare un ruolo maggiore con il presidente Biden. Perché? Perché il WTO è abituato a trattare i dazi, ma non è attualmente ben attrezzato a trattare altre misure, come ad esempio le restrizioni all'esportazione o i sussidi
interni, e soprattutto forse bisogna immaginare che anche il WTO, un po' come avviene per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia delle regole diverse per situazioni di emergenza che richiedono interventi immediati e non possono aspettare i tempi biblici dei negoziati commerciali multilaterali. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Luca, hai fatto uno sforamento più che ragionevole e quindi ti ringrazio molto anche per questo. E adesso passo la parola invece per andare a focalizzare appunto il settore del vino a Raffaele Del Rey per una relazione sull'effetto della pandemia sul commercio internazionale del vino. Raffaele Del Rey è dell'Osservatorio del mercato del vino spagnolo, che abbiamo visto essere un paese particolarmente dinamico sul versante del commercio agroalimentare. A te la parola, Raffaele. Bene, grazie professore De Filippi, buongiorno a tutti, grazie soprattutto agli organizzatori, particolarmente all'ISMEA per l'invito a partecipare in questo workshop. E farò molto velocemente una visione di come era il mercato mondiale del vino prima della Covid, quali sono state le previsioni a lungo termine che abbiamo visto prima, poi per vedere come si incontrano queste previsioni con le turbulenze di questi mesi, particolarmente la Covid, ma forse anche altri problemi, e qual è l'effetto di questi problemi che ne abbiamo in 2020 sul principale produttore mondiale, sui mercati, e per chiederci poi se è stata la Covid la causa principale dei cambiamenti del commercio mondiale di vino o ci sono anche altre tendenze precedenti che dobbiamo considerare. Per finire poi se c'è qualcosa da imparare, se ci sono qualche lezione che possiamo imparare di questo periodo. Quali sono state le previsioni che avevamo prima sul settore del vino, sul commercio estero del vino? Un lavoro che abbiamo fatto per la Commissione Europea. Quello che pensavamo era che le produzioni mondiali sono molto variabili, che le vediamo che vanno su, vanno giù, ma forse nel futuro potrebbero essere un po' di meno, saranno in calo. Questo ha un'incidenza anche sulla consumazione mondiale, sul consumo mondiale, che crediamo, quando vediamo come sono stati gli ultimi anni, che sarà molto stabile nei prossimi anni, può andare un po' su, un po' giù, ma più o meno su 240-250 milioni di ettolitri, e più o meno lo stesso, la stabilità per le tendenze sul commercio estero in termini di volume. Quello che abbiamo visto è una crescita importante del volume del commercio estero del vino negli anni precedenti, ma poi dopo il 2010-2012 una tendenza alla stabilità. Nel volume che non in valore. In valore, quello che vediamo negli ultimi anni e che pensiamo che potrebbe essere anche per i prossimi anni, sarebbe una tendenza in aumento verso 35-40 miliardi di euro. Ma queste erano le tendenze che abbiamo visto prima di la Covid, prima di questi mesi di turbulenze, questi mesi di tantissimi problemi. Com'è stata l'evoluzione di questi mesi? Lo vediamo prima in termini di valore, vediamo chi c'era questa tendenza in crescita fino al 2018, inizio del 2019, poi un po' più di stabilità e di subito una riduzione molto importante da febbraio di quest'anno. Da febbraio di quest'anno vediamo una perdita di vendite importante, soprattutto la vediamo anche in marzo, in aprile, in maggio, e poi una perdita anche ma minore nei mesi di estate. Se facciamo il periodo fra marzo e settembre, gli ultimi dati che ne abbiamo, sul commercio estero di vino, vediamo una perdita di più o meno 2 miliardi di euro. C'è qualcosa? Va. Una perdita più o meno di 11,7% in termini
di valore, come vediamo, in euro. E c'è questo effetto pandemia che sembra di essere molto molto importante perché cambia radicalmente le tendenze precedenti. Se lo vediamo in volume, la tendenza precedente era un po' in calo, un po' di perdita di volume. In volume le tendenze di commercio estero dipendono moltissimo dalla size, di come sono anche le vendimie, la disponibilità mondiale di vino. Ma in volume quello che vediamo è soprattutto due periodi in questi ultimi mesi. Una prima periodo di una forte perdita, soprattutto nei mesi di aprile, marzo, perdita molto importante, ci sono anche parecchi a quello che abbiamo visto prima, per esempio nel mese di settembre del 2018, ma perdite comunque importanti. Ma poi dopodiché vediamo quello come è stato l'estate, e l'estate cioè quello che ci ha mostrato una recuperazione importante nei mesi di giugno, luglio, anche agosto, un po' meno in settembre. In totale in questo periodo fra marzo e settembre quello che vediamo sono due periodi diversi, ma una perdita di 1,5 milioni di ettolitri, una perdita minore che quella che vediamo in valore, cioè soltanto 2,5%, che è anche diversa dalle tendenze precedenti. Ma non tutti i prodotti, non tutte le categorie di vino sono colpite della stessa forma per la pandemia o altri fattori. Per quello che vediamo sulle principali categorie di vino, la categoria più colpita, la categoria con i problemi più grossi in questi mesi, sempre in questo periodo fra marzo e settembre di quest'anno, per la comparazione con lo stesso periodo dell'anno precedente, sono i vini spumanti. I vini spumanti hanno perso in questi mesi un 25% del suo fatturato mondiale, che è tantissimo, soprattutto per una perdita importante del prezzo mezzo. Cioè la perdita in termini di volume è molto di meno. Vedremo un po' dopo come ha colpito questa perdita, soprattutto per i diversi paesi produttori. Anche le perdite dei vini imbottigliati sono importanti, ma meno che quelle spumanti, un 10% in valore, un 4,2% in volume. E vediamo, che è sempre interessante, che è un vincitore in questo periodo. Non per tutte le categorie di vini le cose vanno della stessa forma. I vini confezionati nel bag in box, che non l'aspettavamo così, sappiamo che una parte piccola del commercio mondiale, ma una parte importante soprattutto per qualche mercati e anche per qualche produttori, è in aumento, ma è un aumento di una forma importante, più del 15% in valore, circa vicino del 10% in termini di volume. Con i vini esfusi anche un po' in aumento, in valore soprattutto. Quali sono stati gli effetti sui maggiori produttori? Di nuovo, come vediamo prima sui prodotti, se vediamo i principali produttori, non tutti sono stati colpiti della stessa forma. La Francia e anche la Germania sono chiaramente, anche un po' la Sudafrica, quelli che vanno peggio. La Francia soprattutto, adesso lo vedremo, soffre di perdite molto importanti, particolarmente in valore. Soltanto la Nuova Zelanda e il Portogallo aumentano le sue esportazioni in valore. Dunque ci sono anche dei produttori che vanno bene durante questo periodo di crisi. L'Australia, l'Argentina, soltanto nel caso dell'Argentina, soltanto per qualche esportazione molto specifiche che si hanno fatto all'inizio dell'anno, di vino esfusso, buon mercato in Spagna, ma mostra una crescita importante del volume di vino. Tutti gli altri, meno la Spagna, perdono più in valore che in volume. Questa sarebbe una delle conclusioni dell'analisi di questi mesi, mentre che l'Italia perde un po', ma forse meno che altri produttori. Se lo vediamo anche sui principali mercati, questo sarebbe anche una lezione importante da imparare. Non tutti i mercati, non tutti i paesi importatori vanno della stessa forma e si sviluppano della stessa forma. Che cosa vediamo? Fra marzo e settembre, che è il tempo che consideriamo, ci sono aumenti di esportazioni importanti nel Regno Unito, soprattutto in volume, anche in Canada, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Danimarca, Australia, Norvegia, Irlanda, Polonia, principalmente in volume, qualche paese anche in valore come i Paesi Bassi
il Singapore o l'Irlanda. Dunque, diversi paesi, diversi mercati si sviluppano di forma diversa, mentre calano le vendite in altri mercati principali. Ci chiediamo, è stato il Covid la causa principale di questi cambiamenti? Ci sono altri effetti, altre cause importanti che dobbiamo analizzare in questa analisi globale del commercio mondiale di vino? Sì, fino a un certo punto. Ovviamente la pandemia ha colpito fortemente, lo abbiamo visto, il commercio mondiale del vino, ma ci sono altri fattori che sono anche importanti e condizionano il commercio estero del vino nel 2020. Anche c'erano prima del Covid. Le tendenze prima del Covid erano e ancora sono vino e spumante popolare. Sì, sappiamo soprattutto che l'Italia ha fatto molto bene, una consumazione stabile a livello mondiale, un calo delle import da parte di due paesi importanti come gli Stati Uniti e la Cina, che prima mostravano una crescita importante, un movimento in più di vino esfuso soprattutto a paesi lontani che fanno il ruolo di distributore, è molto importante quello che succede soprattutto nel Regno Unito, e altre tendenze che si rinforzano adesso come le vendite online, il consumo domestico e il bag in box come già abbiamo visto. Possiamo vedere, ma non abbiamo tanto tempo, come vanno le vendite a questi principali paesi, le vendite all'Inghilterra del Brexit, che è stata colpita soprattutto dopo il referendum, ma poi si è recuperato moltissimo, e poi quello che vediamo in questi mesi più recenti è anche una crescita delle importazioni di vino nel mercato britannico recente, soprattutto in termini di volume. Ci sono delle cantine, ci sono dei paesi, dei produttori che hanno visto questo e che hanno dei numeri molto buoni. Negli Stati Uniti dovresti concludere, un minuto. Concludo rapido. Molto subito. Le nuove tariffe, chi è stato colpito in più negli Stati Uniti, la Cina con perdite importanti prima, anche la Russia con una nuova legge del vino, e per finire, quali sono le lezioni più importanti che possiamo imparare di questo periodo? L'importanza della diversificazione soprattutto di mercato, anche della segmentazione dei prodotti, il portfolio di prodotti che ne abbiamo che ci fa avere un impatto meno severo, meno importante in questi periodi di crisi. La tendenza ad aggiungere valore, non è così importante la vendita di tante litri, ma l'ottenzione di valore. La importanza grande dell'equilibrio fra quello che produciamo e quello che possiamo vendere bene. Quello è molto importante in paesi come l'Italia, come la Francia, come la Spagna. Anche il presente e il futuro delle vendite online. E per finire, il valore della qualità, ma la qualità dei prodotti sempre capite come la qualità dal punto di vista dei consumatori. Dunque, diverse tipi di qualità secondo i diversi paesi dove vendiamo. Sento andare così subito, ma vi ringrazio a tutti e se qualcuno, come si è detto prima, voleva fare qualche domanda attraverso gli organizzatori me le possono fare. Grazie a tutti e buongiorno. Grazie mille Rafael, scusa se ti ho dovuto far, ma hai sforato, ma neanche tanto. Allora adesso passiamo la palla all'ultimo, diciamo, dei panelist della prima parte, Fabio Piccoli, che ci parla delle imprese italiane del settore del vino, l'effetto Covid e le nuove strategie di approccio ai mercati internazionali. Fabio Piccoli è direttore di Wine Meridian, quindi è particolarmente esperto del settore. Vai Fabio. Scusate, avevo il microfono disattivato. Buongiorno a tutti. Non vedo Fabio Piccoli. Buongiorno a tutti. Non vediamo neanche il video però. Non mi vedete o non mi sentite? Ok, vai, ti vediamo adesso, vai. Bene. Ringrazio anch'io in particolar modo Ismea che ha organizzato questo seminario con la modalità ancora digitale, speriamo che presto riusciremo a vederci fisicamente, penso che tutti ne abbiamo bisogno. Ho la fortuna, intervenendo per ultimo, di godere di quanto già è stato detto e direi molto importante da tutti i relatori. In particolare tutti hanno puntualizzato un aspetto che anche il mio intervento vuole in qualche misura
evidenziare, che è appunto quella della, del non sbagliare, del non commettere l'errore di considerare la pandemia attuale come l'unica causa di una serie di problematiche. E credo che questo sia molto importante, sia una problematica che è emersa dall'indagine che proprio in questi giorni abbiamo concluso, è durata molto, che abbiamo proprio realizzato in collaborazione con Ismea, e che ha voluto andare ad indagare quello che era l'impatto del Covid sia sulle imprese del vino italiano, ma anche su quelli che sono un po' i buyer sui mercati più importanti a livello internazionale. E quindi siamo un po' così riusciti ad avere un quadro, dal mio punto di vista, più completo, che non si limita, tra virgolette, al voler affrontare solo la problematica contingente, ma riesce ad avere un respiro che parte un po' più dal passato, ma vuole andare anche un po' oltre, andando anche noi, un po' rischiando magari ad indagare le possibili prospettive post-pandemia. Innanzitutto, cioè, questa pandemia, è importante puntualizzare, ha trovato il settore vitivinicolo italiano in una situazione abbastanza eterogenea. Siamo spesso così costretti a parlare in maniera generalista dei comparti, in realtà il settore vitivinicolo è una di quelle espressioni più frammentate, polverizzate, quindi si commette un errore quando ci si focalizza solo con un'idea, diciamo, un po' generalista. Il 17% infatti delle oltre 300 aziende italiane del vino che abbiamo intervistato è rappresentativa un po' di tutti i modelli produttivi, sia piccole realtà di vignaioli, realtà medie, ma anche realtà più grandi tra cooperative, imbottigliatori, industriali, comunque hanno denunciato di avere una situazione, di aver avuto comunque una situazione insoddisfacente anche prima dell'arrivo della pandemia, e questo credo che va, insomma, sottolineato con una certa forza. Ma in generale il 76% delle aziende che abbiamo intervistato comunque considerava debole la propria struttura commerciale, quindi anche le aziende che si consideravano sostanzialmente soddisfatte denunciavano una debolezza sul fronte commerciale e di marketing, se vogliamo renderlo ancora più ampia come definizione. Quindi, se vogliamo, meno della metà considerava soddisfacente la situazione, diciamo, prima dell'arrivo di Covid-19, e ben il 65% considerava comunque il proprio brand ancora poco riconoscibile. E questa è già una denuncia, secondo me, abbastanza importante, perché se noi poi, e lo vedremo più avanti, andando ad analizzare quelle che sono state le aziende più resilienti sul mercato, quelle che sono riuscite comunque a superare anche questo difficile 2020 con una modalità soddisfacente o comunque con perdite poco rilevanti, sono poi quelle, al di là delle dimensioni e dei canali distributivi che avevano individuato, che avevano comunque brand con una forza e una riconoscibilità adeguata, e questo credo che sia un aspetto che va assolutamente evidenziato. Se poi andiamo a vedere quello che è stato l'impatto però proprio concreto delle imprese, per le imprese di questa pandemia, vediamo come i livelli di impatto siano stati, come poi ricordava giustamente anche il bravo Rafael Del Rey, diversificati, e quindi non si può generalizzare. Circa il 61% ha dichiarato un impatto sostanzialmente moderato, un 37% invece ha dichiarato un impatto grave, il 3% ha dichiarato nessun impatto, qualcuno, poi lo vedremo anche con qualche, ma lo davano dai dati anche generali presentati sia da Fabio Del Bravo all'inizio, ma poi anche da Rafael Del Rey successivamente, come comunque siamo di fronte pur in una grave crisi che coinvolge tutto il mondo, ma comunque ancora in una situazione abbastanza macchia di leopardo. Le conseguenze sono abbastanza ovvie, il 25% è chiaro, ha denunciato il totale blocco delle vendite Horeca, quindi della ristorazione in particolare, dell'albergazione, sappiamo quanto questo abbia avuto e abbia tutt'oggi un impatto profondo sull'economia e sugli andamenti di vendita di molte imprese,
un 36% ne ha visto comunque una forte riduzione. Sappiamo come l'estate ci aveva portato un sollievo non di poco conto con la riapertura di gran parte delle strutture dell'Horeca, un 31% una forte riduzione dell'export e solo, se vogliamo, un 8% ha evidenziato un totale blocco dell'export. Ecco, questo è un aspetto molto importante, visto che abbiamo parlato in particolar modo di internazionalizzazione, è perché abbiamo visto come l'andamento dei flussi, diciamo, dell'export, possiamo dire, di fatto non si sono mai completamente interrotti e le aziende, soprattutto le più organizzate, hanno avuto modo di proseguire nella loro attività di export, pur con modalità diverse, a volte anche molto ridotte, ma comunque in maniera abbastanza costante. Andando a vedere in termini di prospettiva, diciamo che circa la metà degli intervistati prevede una perdita di fatturato tra il 20 e il 30%, tra l'altro leggendo già un po' i bilanci, almeno delle aziende più importanti che ci stanno arrivando anche in questi giorni, dobbiamo dire che questa è una perdita in effetti che si sta confermando in maniera abbastanza, diciamo, così diffusa. Un 15% prevede una perdita superiore al 50% e si tratta in particolare di piccole, micro, medie imprese particolarmente coinvolte, se non quasi esclusivamente, sul canale dell'Horeca, e qui il tema della diversificazione che citava anche prima Del Rey credo che sia un dato da prendere assolutamente in considerazione. C'è un 13% che prevede anche un possibile incremento e un 23%, almeno ovviamente dal nostro osservatorio di intervistati, prevede che non vi sarà una particolare riduzione rispetto all'anno precedente. È molto interessante andare a vedere quali sono state le misure che sono state adottate dalle imprese del vino italiane per in qualche modo ridurre l'impatto della pandemia sulla loro attività. Più del 50% ha adottato la strategia, diciamo, che noi abbiamo definito delle tre azioni congiunte, cioè e-commerce, home delivery ed enoturismo. L'enoturismo in particolar modo nel periodo estivo, che comunque ha testimoniato come questa, diciamo, opportunità di aprire maggiormente le aziende a quella che è l'ospitalità, l'accoglienza o comunque all'inserirsi nel contesto turistico del loro territorio dovrà necessariamente essere una strategia anche in termini di prospettiva molto più sviluppata di quanto non sia stata fatto fino ad oggi. Un 20% adottato, ne abbiamo seguiti molti anche noi anche in queste settimane, i B2B digitali per mantenere comunque contatti costanti con i loro importatori, ma anche per poter avviare nuove, diciamo, opportunità di sbocco sui mercati. Devo dire che i B2B digitali probabilmente rimarranno un'opportunità interessante anche in termini di prospettiva. L'e-commerce, l'home delivery e l'enoturismo sono state anche per queste aziende ovviamente un'altra delle strategie adottate. Un 16%, quindi se vogliamo anche una percentuale abbastanza ridotta, fortunatamente aggiungo io, ha adottato politiche di riduzione di prezzi o di saldo, di promozione a tutti i costi, e credo che questo sia un dato importante perché il rischio maggiore che può correre nel sistema vitivinicolo e le nostre denominazioni è proprio quella di una svalutazione pericolosa della reputazione e del posizionamento, perché quello sarebbe difficilmente recuperabile in tempi brevi. Infine un 13% ha anche adottato, oltre alle misure che ho citato prima, anche i cosiddetti virtual testing, cioè questa comunicazione virtuale di presentazione dei vini, che probabilmente potrà rappresentare anche in termini di prospettiva una modalità comunicativa comunque efficace, perché anche gli interlocutori si stanno abituando a questo anche modello di comunicazione. Come muteranno però i mercati del vino nella prospettiva del post-Covid? Chiaro che qui si entra proprio con la, per certi aspetti, con la classica sfera di cristallo, anche se le indicazioni che stiamo avendo, pur in fasi così difficili, ci danno qualche certezza in più.
sicuramente la maggioranza degli intervistati ha evidenziato come lo sviluppo della vendita diretta, dell'enoturismo, comunque di un'azienda che si rende molto più aperta rispetto al passato e meno dipendente da un unico canale di distribuzione sarà una prospettiva importante. Sappiamo, perché sono i dati a testimoniarcelo, che l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi produttori in termini proprio enoturistici e di vendita diretta, con percentuali ancora basse, visto il nostro tessuto produttivo rappresentato in gran parte da piccole e microimprese, questa opportunità diventa fondamentale per molte realtà produttive. Proseguirà la crescita dell'e-commerce, e questa è una buona notizia, perché anche questo era un canale poco utilizzato, probabilmente non certo alla doppia, alla tripla cifra di aumento che abbiamo registrato in questi mesi, ma comunque le aziende si stanno abituando e si stanno strutturando per utilizzare meglio anche questo canale di distribuzione, chi con proprie piattaforme, chi utilizzando le piattaforme terze, tra le più note e meno note. Ci sarà un aumento, secondo molti, di richiesta di vini sostenibili. Questa è una tematica che è trasversale, credo che tutti gli osservatori economici che hanno in questi mesi analizzato le prospettive, quanto sta avvenendo, hanno enfatizzato questo aspetto, e anche le aziende intervistate concordano, perché probabilmente stanno anche vivendo sulla loro pelle questa esperienza. Il forte ridimensionamento del canale Horeca purtroppo è un elemento che probabilmente anche in questo caso era partito ben prima dell'arrivo della pandemia. Probabilmente questa fase dovrà portare a una forte ristrutturazione e se vogliamo anche razionalizzazione di questo canale. Saranno vincenti solo brand privati e denominazioni più note. Questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo, qui ci sarà da lavorare molto di più sulla capacità di evidenziare maggiormente sia i brand territoriali che privati. C'è stata in questi anni forse un'illusione che o le denominazioni da sole o solo qualche piccolo brand privato poteva fare da traino a tutto il resto, in realtà è uno sforzo che dovranno fare molto di più tutte le imprese. Una maggiore concentrazione sui vini primo prezzo, in effetti qualcuno lo considera, ma è una minoranza, ormai quasi nessuno, solo 12 aziende delle 303 che abbiamo intervistato, considera possibile che tutto torni come prima. Se andiamo poi, ora e mi appresto così ad andare verso le conclusioni, sull'impatto di Covid-19 sui buyer internazionali, che ne abbiamo intervistati più di 100, 112, di rappresentativi dei 10 più importanti mercati del vino, circa la metà, il 48%, ha denunciato un impatto forte, un 40% un impatto più moderato, un 12% nessun impatto. Dal loro osservatorio sui mercati, anche loro, in gran parte, il 56% denuncia come principale problematica la lunga chiusura del canale Horeca, un 18% un maggior consumo di vini locali, un maggior interesse anche nei vini bio, e torniamo al tema della sostenibilità, un 8% un maggior focus su vini entry level e solo un 4% comunque una riduzione complessiva dell'importazione di vini. Per quanto riguarda l'impatto sul fatturato, in questo caso il 32% denuncia una denominazione superiore al 50%, un 45% tra il 20 e il 30%, quindi andiamo sempre in abbastanza in sintonia con quanto già in qualche modo dichiarato anche dalle imprese, il 16% un fatturato uguale allo scorso anno e un 7% un incremento di fatturato. Per quanto riguarda le azioni adottate anche loro per far fronte a questa problematica, ovviamente B2B digitali e virtual testing hanno rappresentato gran parte delle azioni adottate anche dagli importatori, un 20% comunque ha potuto avere anche contatti diretti con i clienti, soprattutto in quei paesi dove, tipo l'Asia, la situazione pandemica si è risolta prima, sappiamo la ciclicità di questo flusso anche virale, sempre con utilizzo anche di virtual testing con il trade, un 15% ha adottato offerte promozionali e ha avviato anche nuove piattaforme e-commerce, un 12% B2B digitali e piattaforme e-commerce, un 6% dilazione nei pagamenti.
Secondo me è molto interessante anche, gli abbiamo chiesto alle aziende di dare alcuni suggerimenti alle aziende in una fase così anche complessa, ma sono suggerimenti che a mio parere saranno preziosi anche in termini di prospettiva. La maggioranza infatti ha richiesto fortemente di mantenere elevata la comunicazione del brand anche in questa fase, e questo è uno dei temi dove c'è una forte debolezza. Il nostro osservatorio monitora ormai più di 3.000 aziende e il tema della difficoltà delle imprese di evidenziare maggiormente i loro valori attraverso sia strumenti digitali ma anche strumenti offline è una problematica che perdura da molto tempo e che forse questa crisi potrebbe portare a un'ulteriore accelerazione affinché le aziende si adeguino meglio della loro capacità comunicativa. Un 28% chiede anche di ritardare l'ingresso dei vini sul mercato, qui ci sono tipologie di vino ovviamente che meglio di altre si possono prestare a questo. Potrei concludere, dottor Piccoli. Concludo. Ovviamente migliorare la reputazione del brand, essere attivi con gli importatori dell'Horeca e una piccola percentuale riduzione prezzi. Chiudo dicendo che diciamo solo il 3% degli intervistati dei buyer pensa che tutto tornerà come prima, che ci sarà sicuramente una forza maggiore per i brand più noti, ma anche che non dobbiamo correre il rischio di pensare che sia solo il Covid la problematica, ma anzi di approfittare di questa situazione proprio per migliorare la capacità organizzativa delle imprese e soprattutto aumentare le competenze aziendali, investire in competenze aziendali e ovviamente non avere più riserve su quella che ormai conosciamo come digital transformation, che però abbiamo in qualche modo troppe volte così rimandato al futuro. Oggi quel futuro è arrivato. Grazie. Grazie mille dottor Piccoli. Quindi abbiamo così concluso la sessione, come dire, di esposizione degli scenari. Adesso apriamo invece la tavola rotonda dedicata appunto all'intervento di alcuni importanti stakeholders a cui sostanzialmente mi aspetterei sia sulla percezione che stanno avvertendo la crisi e sia magari qualche battuta su che cosa si aspettano come intervento pubblico per governare la ripresa, visto che, come tutti hanno detto, ci sono in campo e ci saranno in campo interventi davvero importanti, cioè capire quindi il settore del vino, ma non solo del vino, diciamo, perché non parliamo solo di vino. In questo caso, il settore agroalimentare che cosa si aspetta e che cosa può, come può rispondere agli stimoli che sicuramente verranno e sono ampiamente annunciati dagli interventi del governo italiano, ma come diceva anche Luca Salvatici nella sua presentazione, per l'Italia forse sono importanti anche gli interventi di ristoro che gli altri paesi fanno nelle loro economie, nella misura in cui poi questi possono sostenere la domanda dei prodotti italiani di esportazione. Ok, come diceva Fabio Del Bravo, in ordine alfabetico, incominciamo la tavola rotonda da Federico Castellucci, che si occupa di vino, della Federazione Nazionale del Vino, affiliata a Confagricoltura. Prego, mi raccomando, 10 minuti a testa. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Devo dire che già molto è stato detto stamattina, anzi grazie comunque per questo invito. E comunque quelle che sono le linee che sono interessanti che anche vedere, noi abbiamo notato che la crisi nel settore un po' affaticato lo era già prima dell'arrivo del Covid. Il Covid ha sicuramente sottolineato un aspetto, è stato un momento di grande crisi per i vini premium e super premium, che sono quelli che hanno sofferto di più. Hanno sofferto di più sul canale Horeca, e questo ormai diciamo è un dato di fatto, diciamo, e credo che la cosa non riprenderà molto rapidamente, anche perché c'è una cosa che bisogna considerare. Gli aumenti di vendite del canale Hotel, Restaurant, Café, che sono stati in Italia dalla fine della primavera in estate, sarebbe interessante sapere, da un'indagine, come sono poi andati i pagamenti.
perché i ristoranti che hanno comprato in vista dell'estate, poi quando da settembre-ottobre bisogna cominciare a pagare quei vini più o meno, bisogna vedere quanti di questi erano in condizioni economiche abbastanza solide da poter pagare i vini che avevano comprato. Io ho paura che in molte cantine ci sia stata una discreta vendita di vini sull'Horeca che poi non è seguita a un discreto incasso degli stessi negli ultimi mesi dell'anno, per ragioni che sono anche molto comprensibili. In parallelo abbiamo visto anche in moltissimi mercati, e quindi è successo anche in Italia, in molti mercati, un forte aumento, cioè un mantenimento dei volumi a volte, ma sicuramente a scapito dei valori. Il successo del bag in box è esattamente una delle prove di questo discorso. Il bag in box è un prodotto totalmente corretto, per carità, e anche avrà sicuramente un futuro, ma abbiamo visto l'aumento dello sfuso e abbiamo visto che anche nei paesi in cui la situazione non è stata così drammatica c'è stato sicuramente un calo del valore rispetto ai volumi. La Francia forse è l'esempio più evidente di questo punto, di questo fenomeno, anche perché la Francia ha perso non solo sui vini tranquilli, ma anche molto sugli champagne. Gli champagne erano quella parte del settore spumanti che aveva un buon livello e soprattutto aveva un valore aggiunto molto molto interessante. Quindi lì è dove il fenomeno è diventato ancora più drammatico. Vediamo poi sul discorso delle vendite adesso, molti siti online multimarca che vendono molti vini del settore sono stati sicuramente uno strumento interessante di sviluppo e di attività, però la quota che questi distributori si prendono è comunque una quota sostanziale, quindi molti produttori, per poter anche entrare in questi nuovi canali di distribuzione, hanno dovuto fare molti sacrifici sui prezzi e sarà molto dura poi risalire la china dei prezzi e del valore aggiunto. Quindi una situazione, adesso per carità, nel contempo abbiamo visto dall'inizio che la Commissione Europea, la parte della DG6, la Direzione Generale dell'Agricoltura, ha avuto un atteggiamento molto rigido ai limiti dell'avaro su tirare fuori nuove risorse per il settore vitivinicolo proprio in connessione con la questione del Covid. Ci hanno permesso di spostare alcuni capitoli di spesa su altri, ma questo non è un discorso che ha risolto veramente il problema. Ha facilitato certe cose, ma ci saremmo aspettati una visione più aperta. Poi ci sono state invece delle situazioni da parte della Commissione più aperte su un settore più ampio, ma il settore vitivinicolo non è certo stato favorito, anche perché c'è questa sciocca visione che comunque il settore vinicolo è un settore ricco, il che non è vero, come tutti gli altri settori, è un settore che crea a volte un buon profitto, ma soprattutto, come abbiamo cercato di spiegare alla Commissione e anche alle pubbliche autorità italiane, ma specialmente alla Commissione, le spese sul settore vitivinicolo non sono spese ma sono investimenti, perché il settore vitivinicolo ha sempre riportato nell'Unione Europea molti più soldi di quello che è costato. È un settore in cui investendo poi ritorna molto bene e soprattutto è un settore che utilizza unicamente risorse e materiali e materie prime comunitarie. Il caso del vino in Italia è tipico, cioè tutta l'uva che noi usiamo è sicuramente viene dall'Italia, mentre lo stesso non si può dire su altri settori alimentari. Quindi è un settore sicuramente importante. Nel campo italiano ci saremmo anche qua aspettato che anche ci sia stata tutta una serie di misure, e quindi la buona volontà sicuramente c'era, le buone intenzioni c'erano, d'altronde la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, come si dice. D'altra parte abbiamo visto che molte di queste misure avevano poi dei contenuti economici che non erano interessanti molto per il settore, infatti hanno avuto poi un risultato di ritorno piuttosto basso, 35, 40, perché si proponevano misure con un contenuto economico che al settore non interessava, se non altro a un certo tipo di settore. E anche qui, per carità, tutti hanno diritto a essere assistiti, ma abbiamo visto che forse c'è stato un po' meno interesse per le fasce medio-alte, alte, come se queste non avessero problemi, mentre sono queste fasce che creano la quota maggiore dei profitti, sono queste fasce che creano soprattutto immagine.
se noi pensiamo che l'immagine dell'Italia si possa fare con il prodotto solamente sfuso, con un prodotto di prima fascia, che è degnissimo, ma è una prima fascia, questo forse non hanno studiato con abbastanza attenzione quella che è la situazione della struttura della potenzialità del prodotto italiano. Abbiamo sempre detto che noi esportiamo molti più litri della Francia, poi quando andiamo a vedere la situazione a valore, non a volume, vediamo che poi la Francia è praticamente due volte e mezzo noi come valore. Quindi questa volta ci siamo concentrati su certe fasce come se le altre non ne avessero bisogno. Abbiamo insistito, non sappiamo quanto questo discorso sia stato capito, forse dai risultati fino a un certo punto. Quello che possiamo sperare è che adesso con le misure di promozione e tutto questo volano, questo possa essere in parte recuperato, perché sarà con quel tipo di prodotti premium e super premium, oltretutto che poi sono una quota consistente nel nostro mercato, che noi potremo avere un futuro, anche perché se abbiamo fatto uno sforzo di confermare in ambito di denominazione di origine una buona parte della nostra produzione e anche tutta la parte IGT, poi dobbiamo anche appoggiare e continuare a mandare avanti questo settore della produzione e non lasciarlo a volte un pochino solo. Questa è un po' la sensazione che alcuni produttori hanno avuto. Poi i produttori si sono dati da fare, perché tanto aiutati che Dio ti aiuta e il migliore aiuto è il tuo, quindi c'è stata una fortissima, coraggiosa resilienza dei produttori in questo momento difficile, i contatti personali, la figura qua anche del produttore, anche piccolo, in questo è stata invece vincente, perché il rapporto uno a uno, il cliente ama poter parlare con quello che io definisco l'uomo bottiglia alla fine, e quindi anche i piccoli hanno avuto in questo momento così difficile, dove chi aveva le spalle più grandi reggeva meglio, anche perché lavorava sulla grande distribuzione, mentre i piccoli produttori non lavorano molto o per nulla sulla grande distribuzione. Diciamo, il piccolo produttore, il singolo, se è stato attivo e se aveva comunque una buona immagine, un buon rapporto con i propri clienti, e soprattutto il cliente aveva piacere di avere anche un contatto diretto con quello che è l'artigiano, anche ampio, stiamo parlando del concetto di artigiano, nel senso colui che è padrone di casa sua, questo sicuramente ha avuto un impatto positivo e quindi si è cercato di limitare le perdite. La situazione non è ancora facilissima, anche perché per ragioni comprensibilissime la circolazione e la situazione RCA sono ancora molto 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 rallentate, e quindi insomma dovremo stare ancora così a resistere nel fortino per ancora un po' di tempo, ma guardando sul medio periodo che cosa possiamo fare anche nel futuro. E con questo io avrei concluso. Grazie. Grazie mille Totticolo, e anche per il rispetto tempi, quindi grata a Enrico Parisi, che è un giovane rappresentante di Coldiretti. Vai Enrico. Grazie, buongiorno, e grazie a tutti quanti gli organizzatori sia di Rete Rurale Nazionale che di Ismea. Mi spiace soltanto di non poter vedere in video invece coloro i quali hanno effettuato invece dei bellissimi interventi nella prima parte della tavola di oggi, del discorso di oggi, insomma, di presentazione. Ma io ho ascoltato delle cose molto interessanti, per cui cerco di farci la mia rapidissima, che non è una relazione, ma riflessione corale per tutti, perché si è parlato di deglobalizzazione, di una riduzione dei consumi, di just-in-time economicità. Il professor Del Rey ha parlato molto bene di diversificazione di mercato e di prodotto. Sono molto d'accordo con Piccoli per quanto riguarda la digitalizzazione, le competenze e la difficoltà di far emergere il proprio brand. Ma nell'ambito personale, io vengo dal mondo olivicolo per l'esattezza, penso che a prescindere però esista un mondo ante 1995, post 1995, nella misura in cui vinse un importante premio Nobel per l'economia, un economista statunitense, si chiamava Robert Lucas, dove delineò, secondo una sua teoria, una sorta di razionalità dei mercati finanziari. Ecco, il mondo ci ha insegnato nel 2007 che i mercati non sono assolutamente razionali, ma che può succedere un qualcosa che all'interno di una misura macroeconomica di sistema, ecco, possa ingenerare in un sistema economico, che ripeto, per definizione l'economia è una scienza sociale, non è una scienza pura, non è una scienza perfetta, può determinare degli squilibri. Ecco, io ritrovo che nelle parole di Salvatici
ci sia una parte di ciò, che dice Coldiretti, cioè c'è stata, grazie alla pandemia, una situazione per cui si è appiattita l'industria alimentare e si è dato un respiro, vorrei dire ampio, perché comunque dai dati che noi abbiamo ottenuto la filiera agroalimentare pesa per 538 miliardi di euro, abbiamo avuto un export che è aumentato del 2,9%, allora possiamo dire che in questo caso la parte agricola ha avuto un suo piccolo successo, voce in capitolo. È chiaro che se parliamo di filiera agroalimentare, secondo me dobbiamo stare attenti, perché l'agroalimentare all'interno del proprio sistema economico ha diversi attori, ha diversi portatori di interessi e ha diversi produttori e ha diversi comparti. L'agricoltura svolge un ruolo di traino in questo paese e dalle produzioni dei report di vino, sia di Terrei che di Piccoli, secondo me abbiamo avuto una visione abbastanza chiara, ma oggi ci si chiede in questo momento storico uno sforzo più, uno sforzo importante, proporre misure concrete. In questi giorni il ministro Bellanova ha votato no in Consiglio Agricoltura, in Commissione Europea, contro il Nutri-Score. È un sistema di rivisitazione della tabella nutrizionale per cui si dà un semaforo dal rosso al verde ai prodotti ecco, ripeto, di tipo nella grande distribuzione. Consideriamo tutti insieme in maniera corale che i prodotti come l'olio extravergine di oliva, il grana padano, il prosciutto di Parma godono purtroppo di un semaforo negativo, quindi giallo piuttosto che rosso. Nel caso dell'olio, perché si fa differenza? Non si fa differenza, pardon, fra i grassi saturi e i grassi monoinsaturi. Allora, secondo me non possiamo parlare di internazionalizzazione se non parliamo di competenze nelle aziende, di digitalizzazione, di emersione sociale rispetto ad un concetto sicuramente di brand, ma di valore aggiunto dell'azienda, ma non possiamo parlare di internazionalizzazione se i nostri partner istituzionali non riescono a cogliere le sfumature più importanti su cui si basano i nostri prodotti. Quest'anno il mondo dell'olio ha subito una decompressione proprio di sistema di circa il 30%. Ecco, allora noi abbiamo bisogno che quella bellissima equazione che riguarda gli investimenti, aumento della costante Y, del reddito delle famiglie, aumenti quindi il consumo, vada a lavorare sull'aumento della vendita da parte del nostro fornitore per aumento di un investimento. Ecco, questo è stato creato con la manovra che tutti conosciamo di quantitative easing del nostro Mario Draghi, con l'abbassamento dei tassi di interesse, quello ha portato ad un aumento degli investimenti. Ma nel nostro mondo oggi noi abbiamo bisogno di un nuovo concetto di formula imprenditoriale, perché purtroppo le nostre aziende si trovano davanti ad un mondo che ha cambiato le regole di gioco. Oggi questa importantissima riunione, evento, workshop è stato realizzato in webinar. Ci sono altri paesi in cui questa cosa avveniva già 10 anni fa. È giunto il momento che ce ne appropriamo, ma che portiamo alle luci della ribalta il nostro Made in Italy. Ripeto, quest'anno è stata una delle uniche voci in ambito di esportazione come positivo, oltre chiaramente al settore che cito, ma che non analizziamo perché non è oggetto della discussione di oggi, che è quello delle apparecchiature chiaramente biomedicali, piuttosto proprio nella maniera più specifica dei medicinali. Allora vorrei concludere, e sono convinto di stare nei tempi nonostante io non abbia a portata di mano un cronometro. Penso sia il momento di prendere atto di ciò che diceva un famoso filosofo, si chiamava Emerson, e diceva una cosa carina. Diceva: la globalizzazione è un po' come quella pattinatrice che sul ghiaccio è molto rapida. Allora noi non abbiamo tempo per non pattinare alla stessa velocità della pattinatrice. O noi lo facciamo, e l'agroalimentare italiano io penso che abbia la più grande scommessa davanti a sé, anche rispetto al problema che diceva Salvatici, cioè diceva: il WTO tratta spesso i dazi, ma
dovrebbe occuparsi anche di regole senza aspettare i lunghi tempi. Lui ha parlato di negoziati, penso volesse riferirsi agli FTA, ai Free Trade Agreements. Quindi sicuramente lo deve fare, ma noi oggi abbiamo bisogno di preparare le nostre aziende ad un cambio di paradigma culturale, perché l'internazionalizzazione è un grande figlio della globalizzazione. E o si va veloci, chiaramente sfruttando i sistemi spiegati oggi, come la pattinatrice, o purtroppo siamo relegati in una sorta di lentezza. Il nostro agroalimentare ci ha dimostrato che è veloce, ci ha dimostrato che i prodotti italiani, soprattutto con un importante valore aggiunto in termini di sia di brand che di comunicazione, ma anche di prodotto di qualità, perché la qualità non è soltanto ciò che noi costruiamo a livello comunicativo, ma non dimentichiamo che il nostro paese, le nostre tradizioni affondano le radici in una qualità di concetto sia filosofico di sviluppo che invece di prodotto in termini proprio di catena di produzione. E lì allora dovrei dire una cosa e concludo, dico, come la pattinatrice, io spero sia, come dire, un monito affinché tutti quanti noi possiamo rivedere il nostro, la nostra formula imprenditoriale. Sarebbe bello oggi chiedere a Michael Porter come poter interpretare nuovamente la catena del valore che ha cambiato tutta la scuola manageriale, soprattutto americana, nell'ambito agroalimentare, mi permetto di dirlo in più, sul mondo agricolo. Ognuno di noi può fare sicuramente poco, ma dico che Esiodo ci ha insegnato tantissimi anni fa che il poco con il poco fa il tanto. Penso che sia il nostro momento di fare un poco deciso concreto. Ringrazio tutti quanti, il professor De Filippis, Rete Rurale Nazionale di SMEA. Grazie per l'ascolto, continuo ad ascoltarvi con grande piacere. Grazie mille. Sono stato nei tempi? Sì, sei stato nei tempi, bravissimo. Voglio aggiungere a Esiodo anche una cosa più terra-terra, ma altrettanto valida, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Quindi noi stiamo qui appunto mettendo insieme i vari pezzi del sistema agroalimentare. Grazie mille. Adesso do la parola ad Antonio Rallo del consorzio DOC della Sicilia, quindi ritorniamo credo sulla competenza vini. Sì, salve, buongiorno a tutti, grazie professor De Filippis, grazie a tutti i relatori, è stato molto interessante l'intervento anche di chi mi ha preceduto nella tavola rotonda. Cerco di fare un'analisi veloce di quello che secondo me sarà un po' questo 2020 e come si concluderà per noi del vino, soprattutto per quanto riguarda l'export. Abbiamo già detto tanto, ma vorrei rifocalizzarmi un po' su quello che sarà probabilmente il risultato finale delle esportazioni italiane in questo 2020. Si prevede di perdere un po' più del 4%, che è un grandissimo risultato se paragonato a quello della Francia. Si attende un calo delle esportazioni francesi di circa il 18%, quindi vuol dire che il nostro sistema ha tenuto bene, grazie anche ovviamente all'effetto dei dazi negli Stati Uniti, che non hanno penalizzato il nostro mercato più grande per le esportazioni, che conta nel 2019, nel 2020 saremo attorno a 1.600 milioni di euro, quindi una ottima fetta, una grande fetta del nostro export, che sicuramente anche quest'anno supererà i 6 miliardi di esportazione. E ovviamente il calo era inevitabile se consideriamo che anche le nostre produzioni italiane vanno in gran parte nel consumo fuori casa, anche quando varcano i nostri confini. Solo per darvi un esempio da produttore, noi negli Stati Uniti nel canale on trade, quindi nel fuori casa, abbiamo perso più del 50% delle nostre vendite, che in parte sono state bilanciate dalla crescita sul store, le vendite online. Ma chiaramente, come già ha sottolineato Fabio Piccoli, come ha sottolineato anche Federico Castellucci, chi ha una produzione di alta, media gamma ha sicuramente sofferto di più in questa pandemia.
Ma devo dire che poi alla fine è andata anche abbastanza bene generalmente. Il problema ce l'abbiamo soprattutto, come è stato già evidenziato prima, per le aziende più piccole, per quelle che hanno una presenza inferiore sicuramente in grande distribuzione, ma anche una minore capacità di uscire dai propri confini territoriali. Abbiamo noi come Consorzio d'Oxicilia fatto un'indagine interna, noi perdiamo ad oggi circa il 6% del nostro volume confezionato, quindi siamo abbastanza in linea con quello che ci aspettiamo accada per l'Italia, ma ovviamente al nostro interno abbiamo aziende che sono cresciute quasi a doppia cifra e aziende che purtroppo hanno perso anche il 50% del proprio fatturato, perché ovviamente l'azienda piccola che produce vini di alta qualità, che li vende soprattutto nella propria cantina e a pochi importatori, soprattutto la propria produzione è destinata al consumo fuori casa, ovviamente sono stati fortemente penalizzati da questo brutto momento. L'Italia, devo dire, ne esce abbastanza bene, abbiamo perso anche noi, così come era stato evidenziato nella presentazione del Rei, negli spumanti. L'Italia sicuramente perde meno, perché se il 25% è il calo del volume del commercio mondiale in spumanti, l'Italia perde soltanto il 7%, quindi considerando anche la grande crescita che abbiamo avuto negli anni precedenti è andata abbastanza bene. Ma come proposte per il futuro, per ovviamente rispondere a questo momento particolare, direi che sicuramente è essenziale lavorare mettendosi insieme, e sicuramente questo si può fare attraverso i consorzi, nel utilizzare al meglio le denominazioni, le unicità della produzione italiana. Noi non possiamo mai competere con vino come commodities con i paesi del cosiddetto nuovo mondo. Molte delle nostre produzioni sono sempre molto costose e quindi per questo hanno bisogno di un forte brand che li aiuti. Non tutte le nostre aziende sono in grado di costruirsi un brand, quindi la denominazione diventa a questo punto essenziale. Questo è il lavoro che abbiamo voluto fare con Doc Sicilia, una doc giovane che è nata soltanto nel 2012, ma che già lo scorso anno è riuscita a contare più di 95 milioni di bottiglie. Quindi quest'anno riteniamo di sfiorare i 90 milioni, se questo mese di dicembre andrà così come è previsto. Sicuramente il mettere assieme dei produttori significa anche la possibilità di mettere assieme dei budget, e con questi budget si possono fare tutti quegli investimenti, tutte quelle azioni che noi singole aziende troppo piccole non possiamo fare. Solo per darvi un piccolo esempio di quanto siamo polverizzati e frammentati in Italia. In Sicilia la superficie media viticola è attorno ai 2,5 ettari, quindi sicuramente siamo molto piccoli come aziende viticole, ma anche come aziende che confezionano e che commercializzano siamo assolutamente piccoli. Pensiamo che un'azienda al mondo, la Gallo, fattura più di 4 miliardi di euro e il mondo del vino italiano ha un fatturato di 11 miliardi e mezzo circa. Il nostro export vale più di 6 miliardi e un'azienda sola al mondo ne fa 4, mentre il nostro campione nazionale fa sicuramente circa 8 volte in meno. Questo fa sì che ovviamente non abbiamo la forza di fare grandissimi investimenti sui mercati che si stanno aprendo negli ultimi anni, ma dobbiamo lavorare più come ovviamente forza di denominazione, forza di produzione dei nostri territori unici per affermarci sempre di più sui mercati. Le nostre aziende rimangono sempre piccole anche
nei campioni nazionali. E poi sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, che sicuramente bisogna dare tanta attenzione a quelle aziende che hanno tirato su l'immagine del vino italiano negli ultimi anni. È ovvio che abbiamo delle aziende che sono riuscite anche quest'anno a crescere grazie all'espansione delle vendite in grande distribuzione sia in Italia che all'estero, vista la chiusura per molti mesi del canale delle vendite fuori casa, ma l'immagine del vino italiano è trainata sicuramente da molte delle nostre denominazioni, ma anche molto da quei brand che hanno reso il vino italiano sicuramente famoso, ma anche molto apprezzato dal punto di vista qualitativo. Per poter pagare bene le uve, per poter rendere sostenibile economicamente il nostro vigneto, abbiamo sicuramente necessità di porre attenzione al giusto valore che deve essere dato alle nostre produzioni. Come DOC Sicilia abbiamo continuato a investire come tutti gli anni. Quest'anno chiuderemo un investimento superiore ai 3 milioni di euro, focalizzato in parte sull'estero, in parte sul mercato nazionale, e prevediamo di fare la stessa cosa il prossimo anno. E facciamo tutte quelle azioni che il singolo produttore difficilmente riesce a fare per le sue dimensioni economiche. Quindi il mio augurio è quello di poter avere in Italia sempre più consorzi che funzionano, sempre maggiori aggregazioni, perché sono certo e sicuro, ci lavoro ormai con i miei colleghi qui in Sicilia da più di 10 anni, solo in questo modo possiamo davvero dare un futuro al vino italiano. Grazie. Grazie mille Antonio Rallo, molto interessante. Io personalmente, per fare una battuta, non credo che il vino italiano debba però guardare a esperienze come quella dell'impresa Gallo come modello da seguire, no? Credo che le ultime battute che anche Antonio faceva sul versante dell'aggregazione, ma per certi versi rimanere piccoli nella nostra qualità a livello aziendale, nella nostra distintività territoriale, e poi unirci magari in altri momenti della filiera, credo possa essere, banale dirlo, ma possa essere, diciamo, un'arma vincente. Da questo punto di vista, un ottimo testimone, diciamo, delle capacità di aggregazione, per esempio, del mondo cooperativo, è Luca Rigotti, a cui do adesso la parola, che è appunto Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari, in particolare, e il presidente di Mezza Corona, che è un player molto importante nel settore del vino. Prego, Luca Rigotti. Non lo vedo. Eccolo qua, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno professore, grazie per l'invito. Sì, io ho parlato con il dottor Del Bravo l'altro giorno, diciamo il mio ruolo di presidente non mi fa esperto di marketing e di mercato, però la testimonianza di quanto sia importante l'aggregazione fra le piccole imprese, il dottor Rallo parlava 2 ettari, la media delle aziende agricole da noi arriva ma a tirare a 1,5 ettari. Per cui ecco, questa aggregazione che sta nel modello cooperativo e della nostra azienda porta una massa critica. Io avrei anche una slide dell'organigramma del gruppo per sottolineare come è importante poi la struttura delle aziende, l'organizzazione. Ecco, il capogruppo è sempre una cooperativa, però diciamo che questo gruppo cooperativo ha fatto sì che tutti i nostri produttori raggiungessero una massa critica tale da poter essere oggi con più di un 80% di export. Una massa critica che ti permette di avere know-how, persone e anche capitali da poter investire. La nostra SPA ha un capitale di 99 milioni di euro, per cui è il motore anche finanziario. Questa struttura ci ha permesso di avere delle società commerciali, come vedete la Prestige Wine Import con sede a New York,
la Bavaria con sede in Germania, e questo ci permette di avere delle persone sui mercati, non solo ovviamente per la vendita dei nostri prodotti, ma ci permettono di avere notizie di prima mano di cosa sta succedendo su questi mercati, di com'è la reazione del consumatore, di quali sono le tendenze. Le due società in Sicilia, che sono due cantine, due aziende che diciamo producono vini che vengono esportati nel mondo con l'etichetta proprio Sicilia per la valorizzazione del territorio, dei prodotti, e questo ci dà anche un'identità nazionale che è indispensabile sul mercato estero. Col Trentino non saremmo arrivati da nessuna parte, seppur territorio di particolari vini, di particolari qualità, il Trento DOC, lo spumante, ecco, tutto questo ci ha permesso oggi di arrivare, diciamo, con i 1500 soci, un fatturato di 194 milioni, approvato sabato, dicevo un 85% di export, ci ha permesso anche di essere su tutte le fasce di mercato. Noi abbiamo un 2/3 di GDO e 1/3 di Horeca, comunque sono numeri importanti. Essere su tutte le fasce di mercato in questo momento di crisi dovuta al Covid ci ha permesso di avere delle performance positive sul mercato, insomma, no? Per cui ecco la forza anche dell'aggregazione e della massa critica delle aziende. Non che quelle piccole non siano significanti nel mondo del vino, però sono un'altra cosa rispetto a noi, sono più di nicchia, sono più per prodotti di alta gamma, diciamo così, e non per la GDO, però dovendo commercializzare diciamo il prodotto di tutti i soci e per sostenere un mercato servono anche queste aziende. Un altro concetto che diventa sempre più importante in Italia, ma noi lo misuriamo sui mercati esteri, è il concetto della sostenibilità. La sostenibilità è un valore molto molto importante. Noi come gruppo abbiamo iniziato negli anni 90, abbiamo una certificazione SQNPI, ma abbiamo un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità che ci analizza l'impatto dei principi attivi sull'ambiente, sulle persone, sugli insetti utili. Ecco, però questi percorsi di sostenibilità dovranno essere intrapresi a livello nazionale dal settore vitivinicolo. Il settore vitivinicolo nazionale, se si vorrà affermare sui mercati, dovrà percorrere queste strade. Io credo che dovremmo percorrere con più convinzione, perché oltre a garantire un prodotto salubre, che è sempre più apprezzato dal consumatore, il consumatore vede anche qual è l'etica che ogni produttore ci mette nel lavoro. E noi su questo dovremmo essere protagonisti. Ma non perché siamo cooperativa, perché credo che questi valori di etica nel lavoro, di salubrità, di rispetto dell'ambiente, saranno, ne sono convinto, quel qualcosa in più che ci darà successo sui mercati. Sicuramente il Ministero sta lavorando per una certificazione unica del vino a livello italiano, non credo che sarà una strada molto facile, però credo che dovremmo per forza percorrere anche questa strada. Cos'altro posso dire? Quest'anno per il vino cooperativo, diciamo, per le aziende cooperative più strutturate, il discorso della GDO, il discorso dell'export, perché anche nell'export qui c'era lockdown, però in certi altri stati il lockdown non c'era ancora, per cui quello che si è perso magari in maggio, aprile in Italia si è recuperato in altri paesi del mondo. Adesso la situazione purtroppo è drammatica e generale, purtroppo, però anche questa diversificazione dei mercati, ecco, ci ha aiutato molto. E noi vediamo i bilanci, noi vediamo i risultati, la remunerazione ai soci, che per noi è stata di grande soddisfazione quest'anno, però amerei sottolineare anche il fattore anticiclico di aver mantenuto posti di lavoro, aver mantenuto comunque una serenità per chi con noi lavora, con noi ha lavorato, perché in questo periodo dove anche il mondo del lavoro è in crisi, ecco, questa anticiclicità che sottolineava il dottor Rallo prima, insomma,
ha questi contenuti molto, molto importanti di posti di lavoro, di non aver usufruito di ammortizzatori sociali. Certo, anche il settore vino comunque sta soffrendo di questa crisi, dovremmo vedere anche assieme al Ministero, tanto si è lavorato con l'Alleanza, ma assieme al tavolo della filiera tutto, per cercare di mitigare questi impatti negativi sul settore vino, ma credo che l'anno difficile sarà il 2021, non molto di più del 2020, ma si vedeva già dai mesi scorsi, insomma, ecco, dovremmo anche come tavolo di filiera, come rappresentanze del settore, fare di tutto perché questo settore possa essere aiutato, ma io dico aiutato anche il settore della ristorazione, del turismo, che sono comunque funzionali al nostro mercato, da soli non andiamo da nessuna parte, ecco. Questo è un po' il mio intervento di oggi, per sottolineare insomma come l'internazionalizzazione sia una strada difficile da percorrere, che necessita di capitali, di conoscenze, di massa critica. Grazie. Se mi permette, visto che sono in anticipo, ma non sono mai stato un lungo oratore, esco un po' fuori dagli schemi, chiedo scusa, devo portare al professore i saluti della dottoressa Surin. Ah, grazie. Perché è una nostra valida collaboratrice all'Alleanza delle Cooperative, che segue nello specifico il settore vino proprio. Grazie, ricambio, perché è stata una delle mie più brillanti laureate a Roma 3, quindi mi fa piacere avere da vecchio prof qualche diciamo riscontro di questo genere. Grazie mille. Grazie mille di cuore. E dopo aver rubato questo attimo, diciamo, al nostro privato, diamo la parola a un interlocutore che è stato da più parti evocato, vale a dire il nostro ministero, e diamo la parola a Graziella Romito del MIPAF, immaginando che ci sappia anche un po' dire che cosa il ministero pensa possa fare per aiutare un po' questa filiera, che già si aiuta abbastanza da sé perché è una filiera robusta e brillante, che però, come è stato più volte detto, ovviamente ha bisogno di un supporto. Prego, Graziella Romito. Grazie professore. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Volevo ringraziare innanzitutto Ismea per l'organizzazione di questo seminario, che è stato molto interessante, e ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto e che hanno portato a questo evento dei contributi preziosi anche dal punto di vista informativo. Per quanto riguarda il Ministero, cosa sta facendo, cosa immagina di fare, quali ritiene siano le priorità per il futuro? Allora, intanto noi come Ministero partecipiamo alla cabina di regia per l'internazionalizzazione, che viene coordinata dal Ministero degli Esteri, e proprio l'altro ieri c'è stato un incontro della cabina di regia, e il Ministero in quel contesto ha portato ha rappresentato la necessità che in tutti gli interventi per l'internazionalizzazione ci sia un focus specifico sul settore agroalimentare, che abbiamo visto già in qualche modo dimostrato in questo tempo di Covid, che pur avendo affrontato una crisi profonda ha una capacità di reazione e di resilienza assolutamente importante. Per quanto riguarda le azioni che immaginiamo si debbano valorizzare, si debbano porre in essere in supporto del comparto e del settore agroalimentare per promuovere l'internazionalizzazione, riteniamo che si debba fare intanto lavorare sicuramente col settore produttivo e anche ringrazio i contributi dei rappresentanti delle varie organizzazioni e associazioni per quanto hanno voluto condividere. Quindi ritengo che si debba assolutamente lavorare con le associazioni e le organizzazioni, perché ci possono dare il polso e l'indicazione di quelli che sono realmente i fabbisogni e le necessità, e poi porre in essere azioni anche differenziate a seconda della tipologia delle imprese, perché abbiamo sentito stamattina che ci sono aziende molto piccole per le quali è necessaria magari un'azione volta più ad informarli a delle opportunità e degli strumenti, e poi invece realtà più strutturate che ci consentono invece di privilegiare delle iniziative diverse.
Quindi diciamo che da un certo punto di vista, per quanto riguarda le iniziative sull'internazionalizzazione, dal nostro punto di vista bisogna dare, dal punto di vista governativo, priorità ad attività di informazione, di formazione, attività di analisi e studi per l'individuazione dei mercati prioritari, perché con focus settoriali, perché sono state identificate dei paesi prioritari a livello generale, però sappiamo bene che la priorità può differenziare a seconda del settore. Riteniamo che come Ministero dobbiamo fare attenzione anche a quello che succede a seguito degli accordi commerciali. Quindi supportare il settore sia nella conoscenza delle opportunità offerte dai nuovi accordi commerciali siglati dall'Unione Europea, ma anche monitorare le criticità, perché spesso questi accordi da un lato danno delle opportunità, dall'altro presentano delle criticità per il settore agroalimentare. E poi ci troviamo in una fase in cui si stanno programmando le risorse per il dopo 2020, le risorse comunitarie, sia dei fondi strutturali che della nuova PAC. Riteniamo che in questo contesto bisogna dare attenzione al tema dell'internazionalizzazione e alla promozione di strumenti che favoriscano l'associativismo. Abbiamo sentito prima Antonio Rallo, che sottolineava l'importanza del fatto di avere avuto la possibilità di riunirsi in consorzio e quindi di avere una forza per accedere nei mercati che piccoli agricoltori da soli non riescono ad affrontare. Questo per quanto riguarda le azioni più rivolte alle aziende. Poi, per quanto riguarda le azioni sui mercati esteri, sicuramente le azioni di promozione per dare visibilità al Made in Italy e di contrasto dell'Italian Sounding. Già sappiamo che comunque il nostro ispettorato repressione frodi è impegnato in prima fila in tal senso, e azioni di questo tipo continueranno ad essere poste in essere, e di accompagnamento dei nostri produttori nel contrastare le difficoltà, le barriere di accesso ai mercati. Penso per esempio a tutte le iniziative che vengono realizzate dal nostro servizio fitosanitario, che ci consente appunto di accompagnare le aziende nel superare le barriere di accesso ai mercati. Il 2021 è un anno particolarmente importante per l'Italia, perché è l'anno in cui l'Italia avrà la presidenza del G20 sicuramente sarà un'opportunità per noi per dare maggiore visibilità al settore agroalimentare, anche perché all'interno del G20 è prevista una ministeriale dei ministri dell'agricoltura e accanto a questa ministeriale ci sono poi tutta una serie di eventi che possono essere l'opportunità per dare visibilità pure appunto al nostro comparto. E un altro evento che è particolarmente importante nel 2021 dal punto di vista internazionale è il summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. Tra l'altro in Italia verrà organizzato il pre-summit e quindi stiamo svolgendo un'azione in sinergia col Ministero degli Esteri per portare la nostra voce e le priorità italiane rispetto alla trasformazione dei sistemi alimentari, sottolineando appunto il tema della sostenibilità, come era stato ricordato nel corso dell'ultimo intervento. Infine, tra le azioni che stiamo ponendo in campo, vorrei ricordare il fatto che la ministra Bellanova ha chiesto e ha rappresentato la necessità di avere presso le ambasciate degli esperti del settore agroalimentare. È una richiesta che è stata fatta da diverso tempo, che è stata rappresentata perché altri paesi, basti pensare alla Francia, hanno esperti agroalimentari nelle ambasciate a livello mondiale. La Francia, se non sbaglio, ne ha più di 20,
Noi in questa prima fase siamo riusciti ad avere la possibilità di avere 6 esperti agroalimentari che verranno distaccati in Brasilia, Londra, Washington, New Delhi, Pechino e Tokyo. È un'opportunità perché la presenza di un esperto del settore nel paese di riferimento può consentire sia di facilitare l'accesso ma anche di avere informazioni specifiche che possono essere poi condivise con il settore produttivo. Ovviamente ci sono i 6 paesi che sono stati considerati, non sono esaustivi rispetto alle necessità che il settore agroalimentare ha, però diciamo che è un punto di partenza e quindi penso che possano veramente essere d'aiuto. Quindi io con questo mi fermerei qui, vorrei ribadire il mio ringraziamento all'ISMEA, che tra l'altro ringrazio non solo per questo evento ma anche per tutte le attività che sta facendo nel settore dell'internazionalizzazione, anche per i focus sull'impatto del Covid sul settore agroalimentare, e ringrazio ancora il professore De Filippis. E poi, se mi permette, vorrei fare i complimenti ad Antonio Rallo per l'immagine della Sicilia sul soffitto. Io sono siciliana e quell'immagine mi ha particolarmente colpito. Grazie. Ok, c'è stato un attimo in cui non ho visto, ma credo che Graziella abbia finito il suo intervento, giusto? Ok, allora grazie mille. In realtà siamo in leggero anticipo. Se per caso ci fosse qualcuno di chi ha partecipato al panel che ha qualche domanda fulminante per qualche altro, potremmo dare 5 minuti per un question time, se è necessario. Altrimenti do subito la parola a Fabio Del Bravo. Tra l'altro, guardando l'immagine, della presentazione, quei formaggi e quel vino mi stanno facendo voglia di fare oggi un lunch a base appunto di formaggi italiani ed una buona bottiglia di vino. Ok, se non ci sono particolari richieste, io allora ho concluso il mio compito. È stato molto interessante, è bello fare queste esperienze in cui si ha la sensazione di imparare qualche cosa, e questo è sicuramente stato vero oggi. Ringrazio tutti quanti i relatori e do la parola a Fabio, per le conclusioni. Sì, grazie intanto Fabrizio e ovviamente grazie a tutti i partecipanti del contributo certamente molto interessante. Io chiudo in maniera super rapida. Innanzitutto devo dire, da un lato esco confortato dalla conferma della correttezza tutto sommato dei nostri monitoraggi che abbiamo fatto da subito, dall'inizio dell'emergenza. Quando siamo usciti, insomma, un po' di timore di dire qualche fesseria c'era, perché non era tutto chiaro come adesso appare. E devo dire che invece, insomma, non è mai bello, non è elegante farsi complimenti, però diciamo che ci abbiamo azzeccato, insomma, e abbiamo per fortuna raccontato fin da subito piuttosto bene quello che stava accadendo. E questo è confortante, devo dire. Colgo sicuramente una serie di elementi per tarare ulteriormente l'attività dell'ISMEA che stiamo facendo su nuovi filoni che mi pare siano emersi, butto lì, sostenibilità, innovazione, aggregazione, consorsi di tutela e PAC, su cui stiamo cercando di dare proprio sul tema dell'internazionalizzazione una mano al Ministero insieme al CREA, insomma ai gruppi di lavoro, al capo dipartimento Blasi e a tutta la struttura del MIPAF ovviamente. Raccolgo le preoccupazioni per il 2021 perché mi pare che effettivamente, sentendo un po' Luca, sentendo un po' anche i contributi dei nostri relatori, ora non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma insomma mi pare di capire che forse il peggio non sia ancora arrivato, e quindi raccolgo queste preoccupazioni e cerco di prepararci a seguire
sperando che sia una profezia sbagliata, ma insomma seguire momenti difficili che ancora arriveranno. Finisco dicendo che su questi temi, internazionalizzazione in senso lato, cioè tutto il tema del commercio con l'estero dell'agroalimentare e il focus specifico del vino, saranno oggetto poi di due report che usciranno, spero, a breve, e che saranno resi disponibili e che spero possano dare comunque un contributo ulteriore a tutti gli operatori e al Ministero. Grazie di nuovo a tutti e buone feste, ovviamente nei limiti del possibile, insomma non sappiamo ancora cosa ci aspetta esattamente. Grazie a tutti di nuovo. Grazie, auguri. Grazie, auguri. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.